Radio Più Roma presenta Piccolo Breviario dell'Anima. Osservazioni tra spiritualità, filosofia, letteratura e arte. Di e con Ugo De Vita. Con la partecipazione di Daniela Scotti, Andrea Pablo Bruno, Katia Durantini. Vorrei capire cosa si intende con il termine follia. È sinonimo di pazzia o altro ancora? È una patologia o uno stato d'animo? Le mie impronte digitali, prese in manicomio, hanno perseguitato le mie mani come un rantolo che salisse la vena della vita. Quelle impronte digitali dannate sono state registrate in cielo e vibrano insieme, ahimè, alle stelle dell'Orsa Maggiore. Alda Merini. Il piccolo breviario dell'anima tratta oggi tema delicato e legato anche alla salute mentale, oltre che a quella dello spirito. Follia, infatti, è un termine molto forte che non può non implicare discorso su disagio e psicologia. Noi tratteremo il termine e i suoi significati occupandoci della follia intesa come impeto, come azione, come atto, e non genericamente come pazzia o stato generico di alienazione mentale. Il sostantivo è davvero di difficile definizione da parte del sapere medico e psicologico. Il suo impiego è ridotto in ambito scientifico, dove ovviamente si fa ricorso a nozioni più rigorose per definire disturbi mentali e organici. Altro ancora è spiegare follia nella sua accezione socioculturale. Follia non è soltanto l'espressione di una condizione di diversità rispetto a modelli di normalità socialmente stabiliti, ma una espressione umana, imputabile non tanto ad un disturbo interno, ad un soggetto sofferente, quanto da un'interazione squilibrata tra il soggetto stesso e il suo ambiente. Significazione di follia viene interpretata secondo criteri di giudizio diversi e spesso contrastanti. Sotto profilo etimologico, follia deriva dal latino follis, che indica approssimativamente un qualche sacco pieno d'aria, un pieno di nulla, dunque una svuotatezza. Riferire tale termine ai cosiddetti folli in senso moderno e ordinario della parola risulta un'operazione metaforica, è un vuoto del capo, è un vuoto di senso, cioè di fine o di scopo. Il latino esprimeva un sinonimo quale insania, oltre a follia, a pazzia, appunto insania. La nostra cultura ha impiegato più avanti termini quali alienazione, demenza, disordine mentale o morale, mania. Ciascuna di queste parole ha oggi un'accezione specifica, non completamente coincidente le altre. Il sapere di cui sopra non ha mai stabilito se la follia sia uno stato, fenomeno esclusivamente corporeo o uno stato, fenomeno di altro genere, mentale, spirituale, comportamentale, sociale. In molte comunità primitive, ancora oggi, il folle, ben lungi dall'essere considerato un malato, viene riconosciuto quale soggetto abitato da forze soprannaturali. Follia, espressa con il termine mania, poi ripreso anche se con accezioni diverse dalla scienza moderna, veniva concepita come
condizione privilegiata. Platone, in uno dei suoi dialoghi maggiori, il Fedro, distingue una follia buona da una follia cattiva e della pazzia non esita a dire che i maggiori beni ci sono elargiti per mezzo d'una follia che è un dono divino. Le forme di follia che possono avere influssi positivi sono per Platone la profezia che consente di antivedere il futuro, è quella purificatoria che consente all'uomo di esorcizzare il male. Avete ascoltato Piccolo Breviario dell'Anima. Osservazioni tra spiritualità, filosofia, letteratura e arte. Di e con Ugo De Vita. Hanno partecipato Daniela Scotti, Andrea Pablo Bruno, Katia Durantini,